Buongiorno a tutti, buongiorno a tutte, sono Federico Di Puma, formatore della cooperativa EDI. Per il progetto Scatti oggi andiamo a vedere brevemente un approfondimento sulla legge 71-2017, disposizione a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo. La legge 71 è la prima legge in Italia che ha inserito nell'ordinamento una definizione formalizzata di cyberbullismo, che è quindi una qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto di identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti online avente ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso o la loro messa in ridicolo. La legge poi indica misure di carattere educativo da attuare in ambito scolastico e non solo, e mette la scuola al centro. I diversi attori del mondo della scuola devono attivarsi nella promozione di attività preventive, educative e rieducative legate al cyberbullismo. In particolare, le singole scuole devono individuare un referente per il cyberbullismo che sia figura promotrice delle attività a contrasto del bullismo e del cyberbullismo, che sia però anche allo stesso tempo punto di riferimento per gli studenti e le studentesse e per le loro famiglie nell'eventualità che ci fossero dei casi all'interno della singola scuola. La scuola deve poi aggiornare i propri regolamenti interni e i propri patti di corresponsabilità che vengono firmati alle famiglie all'inizio anno, e deve formare il proprio personale scolastico, quindi sia i docenti che il personale ATA. Deve inoltre promuovere la peer education con ottica di riduzione e contrasto al cyberbullismo tra gli studenti stessi, studenti e studentesse. Oltre a mettere la scuola al centro del progetto, la legge dà anche un'importante responsabilità ai singoli ragazzi e alle singole ragazze. Per vedere al meglio come la legge possa venire applicata, vediamo un piccolo spezzone di un video tratto dalla serie Se mi posti ti cancello di Generazioni Connesse. Gaetano? Certo, è un mio compagno di classe, è uno tranquillo. Sì, Arti. Tano, grande Tano, è in banco con me. È un po' sfigatino, cioè, è simpatico. Non è uno di quelli che fa casino in classe o che parla sopra i professori. Arti, il tizio di quella serie americana. Come si chiama? Arti Abrams, quello di Glee. Pantaloni a vita alta. Sai, la maglietta ficcata nei jeans. Gli occhiali neri, spessi, con la montatura grossa, con le lenti come. Un Sony 32 pollici. Boh, ci sta, fa un po' hipster. Sì, in classe lo prendiamo un po' in giro, per come si veste, per gli occhiali. No, lui ride, sta a gioco. Qualcuno lo chiama addirittura Arti, ma così per ridere. Ora, c'è quella storia di Maria. Oh, scherzone. Stanno facendo tutti un dramma. Dai, era uno scherzo, tanto per. Lo sanno tutti che gli piace Maria. Maria Freccetti, sì, è anche mia amica su Facebook. Oh, bella gnocca. Gli hanno mandato un messaggio su Facebook. Testuali parole. Ciao Gaetano, ti ho sempre amato. Vorrei vederti fuori da scuola. Ti aspetto domani davanti al Ducale per vedere quel film che mi piace tanto. Cioè, una tipa come Maria, quella strafiga che ti invita a vedere Iron Man. Figo Iron Man. Lui si è presentato puntualissimo al cinema. Oh, era tutto perfetto. Lui stava arrivando. L'abbiamo visto e ci siamo imboscati, sai, per vedere tutto. Oh, ma ce l'abbiamo presente Maria e ce l'abbiamo presente Gaetano. Ha aspettato mezz'ora. È arrivato sto ragazzino, un po' patito. Ha preso due biglietti. Solo che invece di Maria è sbucata fuori mezza classe. E lui è scoppiato a piangere. Come un bambino. Tutti che lo sfottevano e che ridevano un sacco. Uè, uè, uè. Dai, non pensavo ci sarebbe cascato. Saranno stati 15 ragazzi. Ridevano, riprendevano con i cellulari. Che casino. Popcorn ovunque, che spreco. Ci siamo andati praticamente tutti. Era solo una scusa per uscire di casa. Poi
poi ho visto sto ragazzino piangere. Oh, senti, guarda, io non so niente, eh. Lasciatemi lavorare. 3, 2, 1. Le foto erano già su Facebook. C'era pure la fanpage Gaetano, cuore spezzato. Il lunedì lo sapeva tutta la scuola. Sai, gli urlavano tipo... Gaetano lacrimuccia! Boh, gli ho detto di fregarsene di quello che dicono gli altri, che sono tutti degli sfigati. Con il caso che abbiamo appena visto, Gaetano, il ragazzo in questione, con la legge 71 sul cyberbullismo, può chiedere al gestore del social network, quindi nel suo caso parliamo di Facebook, ma è valido anche per Instagram o per TikTok, o anche non necessariamente per i social network, ma anche per normali siti internet, dicevo che Gaetano può chiedere l'oscuramento e la rimozione del contenuto. Il gestore del social network o del sito, insomma, ha 24 ore per rispondere a questa richiesta e 48 ore per rimuovere il contenuto. Qualora questa cosa non succeda, ci si può rivolgere direttamente al garante per la privacy, che ha appunto 48 ore per rimuovere il contenuto e per vedere a rispondere alla segnalazione. Parallelamente, la legge mette anche attiva anche la possibilità di un ammonimento, che è un provvedimento amministrativo prodotto dal questore, per chi compie atti cyberbullismo. Quindi il ragazzo e la ragazza in questione vengono convocati dal questore e ricevono questo ammonimento. È un ammonimento che poi, al compendio di 18 anni, scompare, quindi non è un ammonimento penale, ma è amministrativo. È interessante ricordarsi però che la legge non spinge per questo ammonimento, ma cerca di focalizzarsi soprattutto sulla parte educativa e quindi sulla promozione di attività, quello che abbiamo visto prima, la promozione di attività sul cyberbullismo nelle scuole, peer education e la creazione di un referente. Quindi il centro della legge è molto più educativo, però mantiene anche questa parte di possibile ammonimento. Queste sono le questioni principali che la legge 71 porta. Prima di salutarvi vi facciamo vedere anche alcune linee di supporto e di segnalazione che possono essere utili in casi di cyberbullismo e in generale in casi in cui su internet incappiamo in materiali illegali o materiali legati al cyberbullismo. Una linea di ascolto all'196 96, gestita dal telefono azzurro. Una piattaforma online, sempre gestita dal telefono azzurro, che si chiama Click e Segnala, in cui segnalare materiale illegale, e una piattaforma di Save the Children, Stop It, in cui segnalare l'eventuale materiale pedopornografico. Questo è tutto, trovate nella descrizione di questo video anche un link al sito di Generazioni Connesse in cui viene spiegata più in dettaglio la legge. Grazie mille!